Benvenuti nella rubrica Che cosa mangio in un giorno. Per la premessa a questo video, fondamentale, rimando all'articolo pubblicato nel sito di Cucina Bioevolutiva, il cui link lo trovate sotto le info box. Sono le 8, dopo l'oil pooling e la lota, berrò la mia acqua detox aromatizzata con frutta di stagione e basilico. Ho lasciato in infusione un'intera notte 200 g di frutta tagliata a tocchi e qualche foglia di basilico in un litro d'acqua. Grazie alle sostanze liberate nell'acqua durante questo tempo si ottiene un'acqua gradevolissima e dal sicuro effetto drenante. Ovviamente in base alle combinazioni di frutta e ortaggi si possono mettere in risalto determinati effetti benefici sull'organismo piuttosto che altri. Io, non avendo particolari esigenze, l'ho preparata semplicemente con quello che avevo a disposizione ieri sera. In questo caso ho utilizzato gli ultimissimi kiwi di stagione e le prime nespole, mela e basilico. Comunque nel tempo con Cucina Bioevolutiva vi darò magari delle ricette mirate a problemi specifici. Ora la bevo piano piano tra una passeggiata verso casa di mia madre e un po' di lavoro che mi spetta. Ci rivediamo alle 12. Sono le 12, preparo al volo una macedonia, ananas e arance e kiwi a pezzettoni. Ne faccio una scorpacciata perché ormai sta finendo la stagione e voglio salutare questi due frutti degnamente, come meritano. A dopo! Sono le 13.30, mi sento un muezzin, comunque pranzerò con uno smoothie. Una papaya, tre banane, un cucchiaio di erba di grano in polvere e ananas. Questi gli ingredienti. La papaya che sto per usare è molto matura, come vedete. L'ho reperita in un comune supermercato. Scadenza breve, evitiamo gli sprechi, 30% di sconto. Quindi abbastanza conveniente, direi. Guardate che meraviglia, maturissima e buonissima. La sto sbucciando con il pelapatate perché è un modo per sfruttare al massimo la polpa. Ecco, ora vi faccio vedere con cosa mi sbronzo e come riempio i boccali della birra. Sono le 17.30, sto preparando un super latte vegetale crudo. Trattasi di latte di semi misti. Quando mi rimangono i vasetti di noci semi vuoti, accorpo tutto assieme e ne creo uno misto con cui preparo muesli, biscrudi, latti vegetali, eccetera. In questo caso farò appunto un latte vegetale aromatizzato alla cannella, che è una spezia che personalmente amo alla follia. Tutti i semi che uso sono non tostati. Per la loro reperibilità io mi rivolgo all'azienda di riferimento di Cucina Bioevolutiva, il cui link lo trovate nelle info box. C'è da dire che con il boom della dieta vegana questi prodotti si possono trovare ormai anche nei comuni supermercati. Certo, la qualità ha un costo. Io ho deciso di investire nella salute, quindi ho uno stile di vita decisamente morigerato e preferisco prendere questi che vedete, insomma. La proporzione è di 1 a 3, quindi una tazza di semi per 3 tazze di acqua. Se avete l'acqua della germinazione potete usare tranquillamente anche quella, perché è buonissima e ricchissima di proprietà nutritive. Io quando la ho uso quella normalmente per fare anche latti vegetali, oltre che gli smoothie, dove insomma la utilizzo dove posso. Ecco fatto, una vera bomba proteica. Come vedete ho addobbato a festa il piatto, ma per la foto, per necessità fotografiche, fosse per me lo berrei a canna dalla bottiglia. Allora, aromatizzo il latte con la cannella ora. Io lo prendo al naturale, ma chi volesse rifare la ricetta dolcificandolo può usare crema di datteri o sciroppi crudi di acon, d'agave, mela, quello che vuole, insomma. Sono quasi le 20 e quindi è ora di cena. Cenerò con il kachumbari, la ricetta che oggi ho preparato per Cucina Bioevolutiva, e un fagottino saporito, come vedete nella fotografia. Queste sono immagini tratte dalla videoricetta. Ho usato peperoncino verde, coriandolo fresco, cipolle rosse, pomodori ramati e lime. Per il dosaggio degli ingredienti e la procedura vi rimando al link della videoricetta che, non appena posteremo, troverete qui nelle info box. Ora mi sto preparando l'hummus di germogli, che avvolgerò in una sfoglia di basilico ed altre erbette aromatiche. Sto facendo l'hummus con una tazza di germogli misti autoprodotti, un cucchiaio di tahin crudo, 4 cucchiai di farina di mandorle. La farina di mandorle serve per addensare e per addolcire l'amaro dei germogli frullati, e il succo di un limone. Questa è la mia cena. Bis triste di kachumbari, d'obbligo di sicuro, mentre per il fagottino, che è bello sostanzioso, presumo di no. Un abbraccio a tutti e al prossimo Che cosa mangio in un giorno.